Bene, benvenuti a questo speciale dell'Italia dei Comuni, 10 minuti con i candidati alle elezioni europee 2009. Quest'oggi siamo con Roberto Placido, candidato del Partito Democratico per le elezioni europee 2009. Roberto, un momento importante questo per la tua carriera politica, perché hai deciso di candidarti per l'Europa? Beh, intanto è una grande soddisfazione, una candidatura di prestigio, quindi devo ringraziare tutti quelli che mi hanno proposto. Io non pensavo di candidarmi, mi è stato chiesto, quindi anche un riconoscimento al grande lavoro fatto in questi anni. Lavoro nelle istituzioni, così entriamo anche nel merito di alcune polemiche, questi parlamentari assenteisti. In questi 9 anni in Consiglio regionale, sono stato presente il consigliere regionale più presente, 935 su 958, una cosa del genere. A proposito di Europa, è vero che in Europa si decidono quelle che sono la maggior parte, delle leggi italiane? Eh sì, siamo ormai verso i 2/3, una cosa singolare. Come spesso succede, gli italiani si innamorano poi così, grandi innamoramenti e poi lasciano perdere, quindi grande partecipazione, grande attenzione all'Europa quando contava poco e adesso che conta molto di più e conterà sempre di più, siamo distratti, sempre più presi dalle beghe, dai pettegolezzi nostri locali, mogli e mariti a parte, senza voler entrare una volta si dice che tra moglie e marito non si mette il dito, quindi Qua c'è di mezzo una nazione, però. però infatti il problema è che voglio fare un esempio banale. Io se voglio avere una discussione accesa per strada con un privato cittadino non me lo posso permettere, nel senso che se me lo permetto, non bisognerebbe mai, è evidentemente che è diverso da un privato cittadino. Quando uno ha una carica pubblica non, ha privilegi, ha opportunità, alcuni privilegi devo dire che mi imbarazzano, ma questo è un altro tasto. E però poi ha anche dei limiti rispetto a un comune cittadino, ci sono i pro e i contro. Quando uno ha la carica pubblica, quello che fa è sempre pubblico, non è che dice ah, no, questo è privato. Quindi dicevo, ci sono questa situazione dell'Europa che conta sempre di più, noi ce ne occupiamo sempre di meno. Faccio un esempio: 1 miliardo di euro per ricerca, innovazione, investimenti industriali. Centinaia di milioni per la formazione professionale, possibilità di ricevere contributi non solo dall'Europa, ma la possibilità di poter chiedere finanziamenti all'Europa. Ora, se uno è presente lì, se i parlamentari italiani, non il sottoscritto se è eletto, lo decideranno principalmente gli elettori piemontesi e torinesi, poi c'erano anche i lombardi, i liguri, ma io mi sento un candidato piemontese del Piemonte. L'obiettivo è quello di mantenere come dire, i collegamenti fra le nostre realtà produttive e sociali e il Parlamento europeo per favorire l'arrivo di finanziamenti, di contributi. Finanziamenti vuol dire le grandi opere vuol dire occupazione. Noi abbiamo una situazione drammatica sotto l'aspetto occupazionale e se si migliora qualcosa non è certamente negativo. Questo è quello che penso di fare se eletto, grazie anche al contributo eventualmente di chi ci ascolta. E l'errore che dicevo è che quando contava di meno c'era grande attenzione, adesso ce n'è molto meno. Il comportamento di molti parlamentari italiani che vanno lì, nel senso che non ci vanno, non aiuta, fa passare l'idea strapagati, sfaticati, così. Ecco, ma dicevi prima che ti consideri un candidato prevalentemente piemontese, ecco, malgrado il collegio si estende anche alla Lombardia e alla Liguria. Questo vuol dire che quando c'è la preferenza, la territorialità e il rapporto con il territorio, la preferenza sulle schede elettorali, ovviamente conta ancora molto. Certo, ma mi avevano chiesto di candidarmi per le elezioni parlamentari, per fare il deputato, per capirci. Ho rifiutato. Ritengo questo Parlamento, quello nazionale, delegittimato, fatto di nominati e non di eletti. Ci hanno tolto, è una vera vergogna, a noi tutti quanti, perché anche un politico vota, di poter scegliere chi mandare a Roma. E hanno deciso tutti i segretari del partito, compreso il mio. E voglio capire se la mia elezione dipende da te e se io ti dico che stai sbagliando, non vai bene, magari ci aggiungo anche qualcos'altro. Ma tu mi metti in lista 5 anni dopo se dipende da te? Ora, un eletto deve avere la possibilità di poter, senza vincolo di mandato, come si usa dire,
come si usa dire, di poter fare le battaglie e ne risponde agli elettori che se ha fatto bene lo rivotano. Quindi ho rifiutato di fare il deputato, potevo andare un mese in vacanza, poi la campagna elettorale l'ho fatta lo stesso anche se non ero candidato. Ho fatto tantissime campagne elettorali, io sono stato candidato 2 volte e questa è la terza, ne avrò fatte decine. La mia faccio politica per passione e quindi non è che se sono candidato la faccio, anzi devo dire che provato, ho fatto più campagna elettorale alle politiche che alcuni candidati. Questo perché forse conta più il simbolo del partito che... No, loro tanto no. Noi ne prendevamo 9, i primi 9 erano sicuri, il 10° forse, dall'11° in giù neanche se pioveva, insomma. E quindi i candidati, poi alcuni l'hanno fatta di più, altri di meno, potevano andarsene in vacanza, erano già onorevoli. Quindi io ho rifiutato quella opportunità perché volevo restare nel nostro territorio a svolgere il ruolo per il quale mi hanno votato 12.000 cittadini con un risultato straordinario 4 anni fa, questa volta ho detto di sì, intanto per il riconoscimento, grande prestigio, la massima opportunità, Parlamento europeo, non c'è ancora quello mondiale, quindi è il massimo livello, per dare un contributo al mio partito, al Partito Democratico, in un momento, come dire, non proprio eccezionale. Quindi... Ecco, da questo punto di vista le differenze tra i vari candidati si possono anche quantificare e misurare sulla base anche poi di quelli che sono i loro slogan elettorali. Lo slogan della tua campagna elettorale è facciamo qualcosa di sinistra, mandiamo Roberto Placido certo, in Europa. Ci aggiungo con sfondo rosso, la mia traiettoria politica è tutta all'interno della sinistra. I miei erano operai, abito in un quartiere popolare, fatto la trafila dal movimento studentesco, dalla federazione giovanile dell'allora Partito Comunista Italiano, di PDS, DS, convintamente sul Partito Democratico, mi hanno definito, la stampa mi definì l'ultras del Partito Democratico, e quindi però la mia tradizione è tutta di sinistra, come lo è quella di milioni e milioni di italiani. Non è che questa cosa qua è svaporata con posizioni di alcuni partiti e movimenti incomprensibili. Incomprensibile dello stesso militanti, di sicuro gli elettori che non le votano, compreso i lavoratori, dovrebbero chiederselo, ma insomma, ognuno non è questa l'occasione per far polemica e provo a dire perché è opportuno votare il Partito Democratico, perché di fatti l'unica realtà vera, anche in termini di dimensioni, all'opposizione, e il mio facciamo qualcosa di sinistra. Intanto il plurale non è casuale, la mia campagna elettorale è fatta di centinaia e centinaia di persone che mi aiuteranno, che mi sosterranno anche economicamente. Ho lanciato un comitato elettorale diffuso, dopo 8-7 giorni siamo a 900 adesioni e adesso lancerò anche la raccolta fondi per dare anche un segnale di trasparenza. Chi sosterrà la mia campagna elettorale sarà registrato con nome e cognome, da chi metterà 10 euro a chi ne metterà magari qualche migliaio, me lo auguro, lo prevede la legge, lo permette, ci sarà l'elenco. Questo è come intendo io essere di sinistra. A questo punto non ci resta che l'ultimo minuto per fare un appello al voto per gli elettori. Intanto di andare a votare, è una grande prova di democrazia. Per poterlo fare c'è qualcuno che ha lasciato la vita poco più di 60 anni fa. È un diritto, è anche un dovere. Noi abbiamo una grande tradizione in questo. Quindi innanzitutto andare a votare. Poi di votare Partito Democratico per dare un segnale che non c'è solo lo strapotere di chi governa, che ha grandi mezzi e grandi risorse. Quindi il segnale lo si dà principalmente votando Partito Democratico. Poi se lo riterranno... La graduatoria è proprio questa, andare a votare, votare Partito Democratico, e chi ci vede, ascolta, lo riterrà e avrà come dire, l'intenzione di scrivere, perché alle europee non basta mettere la croce, bisogna scrivere, nella scheda grigia, mettendo la croce sul Partito Democratico, scrive Placido, darà l'opportunità a un candidato della nostra regione del Piemonte di andare in Parlamento europeo, di lavorare negli interessi generali, nell'interesse della nostra regione, per possibilmente favorire e aumentare l'occupazione che ce n'è e difenderla, perché l'elenco delle aziende in crisi è drammatico. Questo è il mio
obiettivo. Bene, noi ringraziamo allora Roberto Placido, la nostra rubrica 10 minuti con finisce qui e vi diamo appuntamento alla prossima edizione online. Grazie a voi.